Secondo me sa davvero di carne. Avete mai sentito parlare di hamburger vegano e di Beyond Meat? Hey guys, bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss, la vostra brand ambassador da New York. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi adesso al canale per contenuti su New York, Stati Uniti, viaggio al femminile ed imprenditoria. Oggi cucinerò con voi un plant-based burger, ovvero un hamburger a base di vegetali, quello che chiamiamo Beyond Meat Burger. C'è una grande differenza tra Beyond Meat Burger e Impossible Burger. Prima di iniziare a cucinare, vediamo alcuni punti. Come potete vedere dalle foto, l'Impossible Burger e il Beyond Meat Burger hanno più o meno gli stessi ingredienti. Entrambi hanno la consistenza di un vero e proprio hamburger di carne e sono molto molto simili. L'eccezione sta nella proteina principale. Piccola precisazione, non sono né una nutrizionista né una dietologa, mi sono informata. Sto mangiando da diverso tempo il Beyond Meat Burger, a me piace, fa star bene, mi sto informando sui benefici di questo tipo di carne sintetica, fake meat o carne vegana e li voglio condividere con voi. Torniamo alla differenza tra Impossible Burger e Beyond Meat. La differenza principale, come vi dicevo, è la proteina. L'Impossible Burger usa la proteina di soia, mentre il Beyond Meat Burger usa la proteina di pisello, il vegetale. Sembra che l'Impossible Burger sia certificato halal e kosher ed il colore rosso, che sembra colore della carne, deriva proprio dagli estratti di barbabietole. Sono entrambi vegani, hanno meno di 300 calorie e circa 20 grammi di proteine. Potrete trovare Impossible Burger in giro per diversi supermercati, ma anche a Burger King, Umami Burger e White Castle, che sono delle catene. Mentre il Beyond Meat Burger, allo stesso modo, si può trovare in diversi supermercati negli Stati Uniti, ma anche da Carl's Jr., TGI Fridays e Del Tacos. Qualche giorno fa sono andata a fare la spesa, ho acquistato il Beyond Meat Burger, il pane con cui fare l'hamburger ed ho deciso anche di comprare ketchup, cosa che non faccio assolutamente mai. Ovviamente il pane diciamo che è un po' impossibile da scegliere, abbiamo pochissime opzioni, come sempre. Forse prendo... non lo so. Maybe here, maybe this. Prenderò questo. E poi mi serve il ketchup. Andiamo a cucinare insieme l'hamburger vegano. Provo insieme a voi il Beyond Meat Burger a New York. Let's go! Mi in cucina per cucinare il Beyond Meat Burger o burger vegano, vegan burger, plant-based burger, hamburger che sa di carne, fake burger. Chiamatelo come vi pare. Vi faccio vedere la scatola. Proviamo la carne vegana! Perché praticamente io l'ho tirato fuori un'oretta fa e l'ho messo già nella padellina. Volevo comunque farvi vedere gli ingredienti e la parte nutrizionale, si dice così, nutrition facts. Innanzitutto accendiamo la luce così si vede meglio. Posizioniamo la telecamera, eccomi qua. Allora, questa è la scatola del Beyond Meat. Questa in particolare l'ho comprata da Sea Town, che è uno dei supermercati vicino casa, ed è costata $6.99. Il posto più economico dove ho trovato il Beyond Burger è Whole Foods, incredibile ma vero, dove costa $5.99 per due. $5.99 sono circa 5,30 euro. Anzi, facciamo il calcolo con l'app che vi ho consigliato nel video precedente. Se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qua e anche nell'info box. Parlo delle 8 migliori app da avere se visitate New York. L'app che vi consigliavo nel video precedente si chiama Currency e $5.99 sono 5,49 euro, mentre questo che io ho pagato $6.99 viene 6,41 euro. Quindi 6,41 euro per due hamburger, direi che il prezzo non è proprio male. Come vedete dalla copertina è il Beyond Burger, deriva dalla Beyond Meat. Su questo progetto sono stati investiti tantissimi soldi da Bill Gates e Leonardo DiCaprio. Poi dice plant-based patties, il patty è la polpetta di carne, quindi l'hamburger vero e proprio. Parla di 20 grammi di proteine di piante, no soia e no gluten. Quindi per chi è gluten free, che si dice... celiaco, può mangiare questo hamburger. Per quanto riguarda ristoranti per celiaci a New York, ho scritto un articolo nel blog che vi lascio nell'info box. Giriamo la scatola. Ogni patty è di 113 grammi, 260 calorie per patty. E qua elencati ci sono tutti i nutrition facts. Proteine di pisello, il vegetale. L'olio di cocco, proteine di riso.
Cocoa butter, come si traduce? Burro di cacao. Mung bean protein, proteine di mung bean. Non so che tipo di fagiolo è, ma lo cerchiamo subito. Mung bean. Mung bean. Chi sei? Mung bean? Fagiolo mungo, fagiolo indiano. Adesso la voglio anche andare a vedere una foto di questo mung bean. Ok, questi sono i mung beans. Se qualcuno di voi non li conoscesse, io non li conoscevo. Abbiamo patate, estratto di mela, sale, potassio, aceto, limone, sunflower, estratto di barbabietola per il colore, appunto che vedrete tra poco quando cucineremo. Questo succo rosso, juice, sì, il succo rosso che esce come se fosse carne. Essenzialmente questi sono gli ingredienti. Cuciniamolo! Mi sono comprata questo pane che taglieremo insieme. Poi metterò una foglia di lettuce, lattuga, un po' di avocado e il ketchup. Questo, dopo averlo tagliato, lo tosterò un pochino. Tra l'altro non so se avete notato, ma io qua ho ancora il pandoro. Pandoro! Prepariamo l'avocado. Guardate che bello, c'ha un colore bellissimo, è proprio pronto. Quando l'avocado è così, è pronto. Io di solito lo taglio così. Tada. È ora di far cuocere la carne. Mettiamo qua. Mettiamo il timer. Mettiamo un timer di 4 minuti. Con una mano non è il massimo, cucinare, però ce la facciamo. Vedete questo sughetto qui che vi dicevo rosso? Che sembra sangue di carne, ma non è. È proprio dalla barbabietola. È l'estratto della barbabietola. Quando arriviamo a 2 minuti, giriamo il patty. Questo si chiama patty. 2 minuti! Forse servono più di 4 minuti oggi. A me piace un po' croccantino. Di solito faccio 4 minuti quando lo scongelo ancora prima. Nel frattempo, direi che aspettiamo un altro minutino. Sì, un altro minutino, quindi facciamo 5 minuti. Perfetto, direi, un'altra giratina. Allora, quanti di voi hanno provato questo Beyond Meat Burger o carne vegana, fake meat, whatever? Ma soprattutto in Italia si trova? E se si trova, dove si trova? Tengo, se no si brucia, la spostiamo qui. Prendo il pane. Ecco il mio Beyond Meat Burger. Questa è la consistenza. Secondo me sa davvero di carne. Allora, l'avocado ci sta, secondo me, bene, ma non benissimo. Avrei evitato il ketchup, ma volevo fare una prova perché non ho mai mangiato col ketchup. Che ne dite? Vi ispira? Io ogni volta che mangio il Beyond Burger mi sento bene. E se volete sapere la verità, io in realtà mangio sempre solo il patty, non ci metto pane, condimenti, niente. Però volevo fare proprio un hamburger con voi e è buono con, anche con il pane. Non si parla con la bocca piena. Molto buono, ne voglio un altro. Ho fame. Perché io ho sempre fame? Un po' di considerazioni con voi. Me ne sarei mangiata volentieri un altro. Nel senso che di solito quando mangio il patty c'ho sempre un contorno. Oggi non ci ho pensato e ho fatto solo l'hamburger pensando mi riempisse il pane, ma non è stato così.
benefici. Perché io mangio il Beyond Meat Burger? Perché mangio la carne vegana? Allora, innanzitutto, quando ho iniziato a mangiare il Beyond Meat, quindi plant-based meat, la carne a base di vegetali, mi sento molto meglio e quando la mangio mi sento leggera e non ho mai problemi allo stomaco. Ho iniziato a provare gli hamburger vegani lo scorso anno perché sentivo sempre parlare di questo Impossible Burger, Beyond Burger. Non sapevo esattamente cosa fosse, mi sono un po' documentata e ho cercato anche i ristoranti a New York che avessero nel menù questo Impossible Burger o Beyond Burger, e così sono andata a provarli. Lo mangio in primis perché mi fa stare bene, ovvero quando lo mangio non mi sento mai pesante, e dato che la consistenza è quella di un vero e proprio hamburger di carne, non vedo perché dovrei mangiare l'hamburger di carne piuttosto che questo, che comunque è più proteico e più salutare. Adesso però dovete dirmi voi se lo conoscete, se l'avete già provato, cosa ne pensate, che benefici ne avete tratto, se in Italia c'è, in che parte d'Italia, dove si può comprare, quanto costa. Lasciatemi tutte queste informazioni nei commenti e un sacco di thumbs up. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio qua sopra la playlist di altri video sul cibo a New York. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ed è arrivato il momento di annunciare il miglior commento del video precedente. Per oggi è tutto da Chiara Ladyboss a New York. Ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys!